radiofonica italiana. 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da... Ameria Radio presenta Dentro e Oltre la Radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini. Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori ed eccoci ad una nuova puntata di Dentro e Oltre la Radio. Io saluto il gran maestro rumorista Umberto Alunni, ma saluto con un grandissimo affetto il nostro graditissimo ospite, oramai non è più ospite, oramai fa parte della famiglia di Ameria Radio, cioè Carlo Pria. Buonasera Carlo. Buonasera a voi. Buonasera. Stasera parliamo ancora delle aziende produttrici di radio. E chi se non Carlo Pria può parlarci di queste cose? Io ho conosciuto Carlo Pria in un pranzo e sono rimasta a bocca aperta, Carlo, perché in quell'ora, quanto siamo stati insieme? Un'oretta e mezza? Lui ha viaggiato per il mondo con le sue storie in lungo e largo e mi ha affascinato completamente. Veramente una persona carismatica, oserei dire. E quindi sono davvero contenta di aver fatto la tua conoscenza. Adesso passo la parola ad Umberto e lui saprà introdurti in modo sicuramente più degno del mio, più tecnico del mio, diciamo. Va bene? Buonasera, grazie, buonasera Carlo, buonasera Maria Teresa e un buonasera ai nostri radioascoltatori, ti sei ripresa subito. Ovviamente quale migliore presentazione se non quella, insomma, di una persona che non conosce un'altra persona, in un'ora in qualche modo ne rimane colpita, come è normale che sia, perché insomma parlare di queste cose, di questi argomenti con saggezza, con dovizia, non è cosa di poco conto. Non sono tutti che hanno la possibilità di farlo e noi siamo molto contenti di accogliere Carlo, diciamo, all'interno della nostra famiglia. Ecco, ricordo ancora che la nostra web radio, Ameria Radio, è patrocinata dall'AIRE, Associazione Italiana Radio d'Epoca. Ormai è una costola e ne è ampia dimostrazione la rubrica Dentro e Oltre la Radio, che ovviamente stiamo elaborando, stiamo portando avanti con grandissima fatica, bisogna riconoscerlo, ma con grande soddisfazione, perché abbiamo tantissimi contributori, tante persone che magari si mettono in gioco, come insomma, è bello che sia,
si mettono in gioco, diciamo, stando insieme a noi e raccontando alcuni aspetti che conoscono molto meglio di altri, la cui somma però fa cultura, cultura dell'espressione radiofonica, cultura della comunicazione, cosa che è una, diciamo, in qualche modo uno dei nostri driver ai quali in qualche modo la web radio si iscrive. Questa sera, insieme a Carlo Pria, entriamo un pochino più nel vivo di quelle che sono le fabbriche di radio, cioè l'industria radiofonica, uno dei pilastri, insieme al design, insieme ovviamente al palinsesto, insieme all'espressione artistica, però questo è uno dei pilastri importanti che hanno fatto la differenza all'interno della nostra Italia, in qualche modo ne hanno un po' anche forse condizionato l'industria, la rivoluzione industriale, anche l'aspetto dimensionale. Quindi insomma, la radio ha fatto parecchie, parecchie cose. Nelle due puntate precedenti, insieme a Carlo, abbiamo fatto un excursus di quello che è un po' il parterre, il campo da gioco sul quale queste aziende sono nate, cresciute e pasciute e purtroppo in moltissimi casi anche terminate, ma questo diciamo è un aspetto del quale si parlerà in un secondo momento. Quindi io senza indugi, senza togliere ulteriore spazio a Carlo, gli darei la parola per poter continuare con questa terza puntata a parlare delle fabbriche, delle industrie che si occupano di radio. Prego Carlo. Grazie, buonasera a tutti. Con questa conversazione lasciamo perdere quello che era il parterre, come... Questo invece è il mio telefono, È eh? Posso dire cosa c'è? l'uccellino della radio, sembrava. un'azienda che sta chiamando Carlo. È È il una bello della diretta, è il bello della diretta. cosa molto singolare perché ovviamente il telefono di casa, diciamo, c'è proprio la cosa del rumore, il suono dell'uccellino della radio, Eh diciamo, che fa già. molto carino. E quindi va bene. E quindi, Eccoci, eccoci qui, eccoci, Carlo. eccoci, No, eccoci. niente, era una telefonata perché dovevano venire domani a darmi una mano a scaricare del materiale che sto traslocando e mi hanno detto che arrivano tardi, come al solito. Dunque, dove ero? Boh. No, no, Ah, eravamo ecco. rimasti al parterre, no? Quello che dicevamo, no? La conversazione. Il parterre che meriterebbe molto più spazio di quanto gli si è dedicato, ma non era l'argomento base di questo. Arriviamo allora a parlare di una delle prime aziende, se non la prima azienda che si è messa a costruire Radio d'Italia. Però prima va segnalato che la guerra, che tanto rallegra questi nostri giorni, è stata la molla che ha permesso alla radio di fare il grande balzo, non quello di Mao, ma comunque un grande balzo perché grazie soprattutto all'impegno dei francesi, la Prima Guerra Mondiale ha accelerato i tempi per la industrializzazione su larga scala di un componente essenziale per la radio, la valvola. Il rallentamento dell'avvio, dello sviluppo radio nel settore civile è in larga parte imputabile alla mancanza di un congegno, la valvola appunto, che pur essendo stata scoperta, inventata, chiamiamola come vogliamo, nel 1905-6, tardava a imporsi perché per tantissimi motivi, anche lì le beghe tra le nazioni, pochi capitali investiti, va bene, questa è la situazione. La Prima Guerra Mondiale ha spinto, dicevo, soprattutto grazie ai francesi, a cui va dato il merito, per me hanno loro il merito di aver permesso questa vasta industrializzazione, sono stati quelli che hanno messo in produzione o fatto mettere in produzione questo importantissimo componente
e l'hanno portato fuori dalla fase sperimentale fino alla fase di oggetto funzionale, utilizzabile e abbastanza affidabile. Questa disponibilità, la disponibilità di questo oggetto che risolveva tutti i problemi, vuoi di ricezione, soprattutto di ricezione almeno in un primo momento, e poi anche di trasmissione con l'arrivo dei triodi e poi di altre valvole di potenza, ha acceso nella mente di qualcuno che la radio poteva finalmente essere utilizzata o si poteva pensare di utilizzarla per qualcosa di diverso, per svago e non più solamente per scopi professionali come era stato fino ad allora, a parte l'uso in guerra, ma tipico l'uso era in marina per il soccorso alle navi, il collegamento con le navi in mare, con la terraferma e la trasmissione di telegrammi in concorrenza con le società che gestivano i cavi. E anche questo meriterebbe un suo discorso, perché effettivamente fino ai primi anni 30 e anche dopo ci fu una guerra accanita che definire a coltellate fa solo un complimento, tra i gestori dei cavi e soprattutto la società Marconi, che per parecchi anni ebbe praticamente il monopolio dei telegrammi via radio. Allora, l'idea di poter utilizzare la radio per far trasmettere qualcosa di diverso, che fosse segnale Morse, non era nata con la prima guerra mondiale, perché già intorno agli anni 9-10 furono fatti vari tentativi per trasmettere la voce e di conseguenza la musica. Saltiamo questo paragrafo, che fu quello dei microfoni ad acqua, microfoni a polvere di carbone, microfoni in vari modi, perché era l'unico modo per arrivare a modulare delle correnti molto forti come quelle che erano richieste dai trasmettitori scintillanti. Qualche trasmissione è ricordata, la Marconi, che avevamo già detto che Marconi personalmente aveva definito in modo abbastanza brutale, come una scempiaggine, l'idea che qualcuno potesse usare la radio come divertimento per trasmettere musica da ballo, operette o altre cose. Però proprio la compagnia Marconi, sia quella americana che quella canadese, le filiali americane e canadese, prima della Prima Guerra Mondiale, anche se molto ridosso di questa, avevano effettuate delle trasmissioni di musica classica per vedere cosa si poteva fare con questo metodo. Trasmissioni che non hanno lasciato un grande ricordo, sono ricordate nella storia perché riportate da articoli scientifici dell'epoca, riportate anche negli archivi Marconi in altre cose. Erano fatte con piccole potenze, per cui di scarsa durata, per cui servivano zone ristrette, non erano udibili a lunga distanza, non erano udibili anche perché le persone in grado di poter udire queste trasmissioni erano poche e di conseguenza anche quello faceva premio sulla. Non furono gli unici, ci furono altri che fecero alcune prove, parliamo sempre di prima della Prima Guerra Mondiale, anche se ridosso di questa. Ma non sarebbe inutile stare qui a discutere questo, siamo sempre nel campo degli esperimenti da laboratorio. Immediatamente dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, in alcune nazioni, in Francia soprattutto, torniamo lì, furono fatte anche da parte di alcune aziende che avevano visto nella possibilità di costruire ricevitori civili uno sbocco alla loro attività, furono attivate alcune
trasmittenti, alcuni, due o tre, non è che si fossero dannati l'anima più di tanto anche loro, per vedere cosa era possibile realizzare. La società che più di tutte si diede da fare fu la SFR, che divenne poi una potenza nel settore militare, che seppur con altro nome, se non mi sbaglio, esiste ancora nel settore soprattutto dell'elettronica per aerei, nell'avionica e nella elettronica militare, che adesso va per la stella maggiore. Poi dopo un anno, poco più poco meno, si arrivò alla prima trasmissione americana di una stazione veramente libera, veramente nata con l'idea di lucrare su questa attività. Non è una parola scandalosa, e questo mise in moto tutto il meccanismo che portò anche gli altri ad accodarsi negli anni immediatamente successivi. Anche l'Italia fece qualche esperimento, soprattutto per conto, per merito dei privati, ma in Italia, ma non solo, c'era una grossa regola, mancava una legge, mancavano le regolamentazioni che chiarissero come chi doveva gestire queste cose. I francesi puntarono immediatamente al monopolio statale, e incalzati dai sindacati dei posti telegrafonici delle poste, perché le poste francesi avevano già l'esclusiva delle telecomunicazioni, vuoi telefoniche, vuoi telegrafiche, soprattutto telegrafiche che erano le più vecchie. E chiaramente i loro sindacati non volevano mollare questo tipo di attività per timori non del tutto infondati, e questo portasse a difficoltà alle poste e di conseguenza ai dipendenti delle stesse. Saltiamo questa fase perché diciamo che la situazione era uguale più o meno in tutte le nazioni avevano i loro problemi di regolamentazione, problemi poi risolti nei primissimi anni, in modo che già a partire dal 19 le prime stazioni partirono negli Stati Uniti, poi a seguire in Inghilterra, poi in Francia, dove ci fu tutta una serie complicata di interventi legislativi, e poi finalmente anche in Italia. In Italia le trasmissioni incominciarono il 24 ufficialmente, ma con delle prove ovviamente effettuate alcuni mesi prima, e la gestione di tutti i trasmettitori fu affidata per poco più di un anno all'Auri, che era un'associazione privata di aziende che intendevano e avevano cominciato a investire nella radio per uso civile. L'immancabile Marconi, e dopo la rescissione del contratto di esclusiva con il governo italiano, si era associata all'Occhio Bacchini, le poste, o il Ministero delle Poste comunque. Avevo conto, nacque l'URI, che gestì le prime trasmittenti radio fino all'arrivo dell'EIAR poco più di un anno dopo. Chiaramente questa evoluzione in corso aveva stimolato qualche costruttore a spingersi a produrre qualche apparecchio. Va fatta una piccola nota: i produttori italiani sono stati sempre dipendenti da licenze o brevetti esteri. La ricerca in Italia per la radio civile non ha lasciato molta traccia, al di fuori di lavori di ricerche fatte nei laboratori universitari che si mantenevano all'altezza delle altre università mondiali. Non mi risulta che nessuna azienda del settore abbia mai investito grossi capitali. Si preferiva
utilizzare brevetti di altre aziende, prima francesi, che per alcuni anni la Francia fu il traino di questa industria, di questo nuovo settore industriale, poi successivamente degli americani che a quell'epoca erano notevolmente più arretrati dell'Europa e poi in poco tempo, come loro costume, hanno recuperato il tempo perso. E poi della Germania. Man mano che si parlerà delle varie aziende, cercherò di ricordarmi anche di quali furono i primi contributi che queste aziende italiane al momento della loro partenza si avvalsero della Germania, dell'Inghilterra o degli Stati Uniti o della Francia. Allora, quella che per me è la prima azienda produttrice su scala industriale, tralasciando i piccoli artigiani, i laboratori che servivano le università che producevano apparecchi sperimentali su indicazioni di questo o quello scienziato, eccetera. Ma parliamo proprio di un'azienda che si mise a costruire. Per me è la SIPI, che iniziò la propria attività. L'ingegner D'Oglio fondò la SIPI, se non ricordo male, nel 19. Perché aveva iniziato la sua attività come rappresentante di apparecchiature telefoniche e probabilmente uso un termine dubitativo perché non ci sono documenti che appoggino queste affermazioni, ma diciamo che le voci di popolo dicono che o dicevano che aveva fatto un po' di moneta con la fornitura di apparecchiature telefoniche di produzione francese a cavallo della disfatta di Caporetto, e soprattutto dopo la disfatta di Caporetto, perché quel poco materiale radio e telefonico che avevamo era andato in larga parte disperso durante la disastrosa ritirata. E questo fece venire all'ingegner D'Oglio l'idea che forse valeva la pena di mettersi a fabbricare telefoni. Non che non ci fossero fabbricanti di telefoni in Italia, ma nessuno di loro aveva pronto dei telefoni da campo. No? Tutti facevano telefoni da ufficio, da abitazione, telefoni che conosciamo o per averli visti sull'illustrazione. Comunque niente che potesse essere utilizzato da capo. Furono utilizzati, ci fu la Western Electric che fornì una serie di telefoni modificando il proprio apparato telefonico per i riparatori di linea, ma anche quello aveva i suoi problemi. Allora, conto, D'Oglio importò i telefoni francesi, quelli omologati dall'esercito francese, che erano telefoni progettati per lo scopo per cui venivano utilizzate. E fondò questa azienda con l'intenzione di produrre telefoni, allargandosi poi anche quasi immediatamente al discorso radio. Però in un primo tempo la produzione radio della SIPI non uscì col marchio SIPI, ma col marchio Sari. Le due società avevano sede sociale allo stesso indirizzo di Via Meraviglia a Milano, dove attualmente c'è il Palazzo della Borsa, che venne poi bombardato durante la guerra. Il doppio nome era motivato dal fatto che i fondatori della SIPI, l'ingegner D'Oglio per primo, temeva fastidi dalla compagnia Marconi, perché non erano ancora molto chiare alcune clausole del contratto. Vabbè, temeva una reazione poco amichevole da parte della compagnia Marconi, e per evitare ricadute, perché se gli avessero chiesto i danni per che so, non aver rispettato questo o quel brevetto, eccetera, probabilmente le ossa della SIPI non erano così robuste da sopportare grossi colpi. E
e si preferivano fondare questa società che durò poco, meno di 2 anni, perché se la sarebbero presa con questa società, che era una società di capitali, per cui mangiato il capitale, finita lì, l'attività principale sarebbe stata comunque protetta. Facevo conto, la City iniziò, anche se col nome Sali, a produrre già nel 19 piccole serie di apparecchi a 2 o 3 valvole che vennero venduti inizialmente soprattutto all'esercito, che se ne serviva come apparecchi per ascoltare il traffico radio. Perché anche se la guerra era finita, c'era sempre il patema dello spionaggio dei cattivi nemici, e magari non avevano tutti i torti. Dobbiamo anche ricordare che gli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale non furono esattamente anni di pace, perché adesso non ce ne ricordiamo più. Ma a parte la rivoluzione russa che combinò parecchi casini in giro, dove ancora ne sta combinando adesso, ma ci furono le guerre di confine tra Bulgaria e Romania, guerre di confine tra la Grecia e la Turchia, la guerra perché la Turchia, Atatürk, si oppose alla decisione dei trattati di Versailles che assegnavano la Turchia, la parte sul Bosforo della Turchia e la parte europea della Turchia alla Grecia, più appunto la parte asiatica del Bosforo, perché era in massima parte abitata da Grecia. Ci dimentichiamo che avevamo laggiù, in Macedonia, nell'Anatolia, un corpo di spedizione internazionale a cui partecipava l'Italia, oltre all'Inghilterra, che c'è sempre in quei casi, e alla Francia, che pure non manca mai. Poi c'era qualcun altro che dava una mano con il blocco navale dei Dardanelli. Ma perché non mi fermate? Adesso sto andando fuori di nave. No, 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 ti stiamo ascoltando, è una cosa talmente. Sono movimenti che consigliavano alle forze armate di mantenere il controllo di quello che veniva propagato nell'etere. Quando poi si chiarirono nel 21-22, si chiarirono ragionevolmente quello che si poteva e quello che non si poteva fare nel campo radiocommerciale, la Sari venne incorporata nella City e la produzione pari pari proseguì col marchio City, sempre per l'esempio. Allora, la City aveva la sede legale in Via Meravigli, che vuol dire Piazza Corduccio, Piazza del Duomo, per chi conosce abbastanza bene Milano. La prima sede produttiva fu in via Nino Bixio, che non è molto lontano, via Piave, dalla parte di Porta Venezia, comunque sempre in zona paracentrale. Diciamo che da 300 metri da Piazza del Duomo, questi qui erano a 700-800 metri, non arrivavano. Poi, dopo pochissimi anni, si trasferirono in uno stabilimento più grosso di nuova costruzione in via Pascoli, all'imbocco di Piazza Leonardo da Vinci, dove c'è la sede del Politecnico, e piazza famosa per la radio italiana, perché dove attualmente ha sede il rettorato del Politecnico di Milano. C'era la OLAP, che era lo stabilimento Siemens, per Siemens italiana, dove venivano prodotte le radio col marchio Siemens e Telefunken.
in via Bassini, mi pare. Comunque, nella via che parte dalla destra di Piazza Leonardo da Vinci, c'era poi più tardi, qualche anno più tardi, nacque la Safa. E dove incontro lo stabilimento fu di via Pascoli fu secondo, e il terzo, iniziato e non occupato dalla City, che venne acquistata da altra azienda, fu lo stabilimento di Piazzale Lugano a Milano. Pensate, tutto questo traslocamento a partire dal 19 al 29. In pratica quelli sono stati abbassato più tempo sui cambiaggi del trasloco che non nella produzione. Avevo conto la City come società telefonica lavorava con lo stile tipico delle ditte dei telefoni. Viteria tornita, tutto doveva essere argentato, in qualche caso nichelato, perché le mostrine e altre cose l'argento non andava bene, perché se uno passa con lo straccio sottile d'argento alla fine si riga, per cui serve una protezione dura e ci vuole. Gli inizi ovviamente non furono facilissimi. City si servì per i condensatori, produceva per conto proprio, come facevano le altre case produttrici di apparati telefonici, i condensatori che servivano per i filtri, per le parti telefoniche, che poi sono stati usati a lungo fino anche addirittura dopo la Seconda Guerra Mondiale da molte ditte. Mentre le resistenze le importava dalla Francia ed erano resistenze sottovuote, caratteristiche perché assomigliavano a dei grossi fusibili, erano fatte con due lamine a coltello che andavano inserite in due molle messe su una basetta e poi il tutto fissato a vite. I fili, e questa era una caratteristica dei telefonisti, i fili di collegamento non erano rotondi, ma erano quadrati. Si domanderà perché quadrati e non rotondi, che differenza c'è? Forse che la corrente passa meglio nel tondo che non nel quadro, no. Era un'idea tipica della telefonia. Siccome i collegamenti, le giunte dei collegamenti erano fino a una certa data fatte a vite, con vite dado, con vite a subasetto o per altre cose. Il concetto era il filo quadro, quando faccio l'occhiello per il passaggio della vite, fa due gobbette. Questo mi permette di risparmiare una rodella Grover, perché stringo la vite, le due gobbette fatte leggermente a vite del filo quadro, quando io stringo la vite schiaccia il rame e il rame, sagomandosi intorno anche se per pochi decimi di millimetri, impedisce la rotazione contraria della vite e di conseguenza rende difficile la formazione di guasti per allentamento delle viti stesse. Erano apparecchi che sicuramente costavano cari, perché anche valutarli adesso, guardarli come erano fatti e considerare quante ore andavano per montare apparecchi del genere, non c'è da stupirsi della scarsa diffusione di questo. Un'altra considerazione è questa: il maggior cliente della City e di qualcun altro, di cui parleremo in altra occasione, per tutti gli anni 20 furono le forze armate, perché il consumo dei privati era a livello visibile, insomma, se si parlava di qualche decina di apparecchi al mese venduti al mercato dei privati, mentre il grosso acquirente erano le forze armate. Anche perché subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale le nostre forze armate ripresero a battagliare
fuori Italia, a parte i corpi di spedizione presenti in Macedonia, presenti nella Tracia turca, presenti in Polonia, in una delle zone dove si sta ancora combattendo adesso, perché è passata sotto, ricordo mai come cacchio si chiami, che era sotto il dominio austriaco quando scoppiò la prima guerra mondiale, poi fu tolta al dominio austriaco, ma non fu assegnata se non dopo nel 22-23 o anche un po' più là. Nella Slesia eravamo presenti anche in Germania come truppe di sorveglianza e soprattutto eravamo partiti, ripartiti per la conquista della Libia. No, la Libia, chissà perché, è come i cavoli a merenda, ma la si trova da tutte le parti. Perché allo scoppio della Prima Guerra Mondiale l'Italia, il presidio italiano, si ridusse a Tripoli e Bengasi e a un paio di altri presidi sulla costa. Tutta la parte della Libia, dalla costa, da una certa distanza dalla costa, fino a dopo il deserto del Sahara, tornò a chi l'aveva prima, soprattutto i beduini con i loro commerci, con le loro cose. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, l'esercito italiano partì in tromba per riconquistare queste zone, anche se poi la riconquista durò fino al 31. Graziani annunciò ufficialmente che la Libia era tornata sotto controllo nel 31. Non era del tutto vero, ma comunque bisognava mettere una data e fu quella. Davvero, e chiaramente andavano forniti attrezzature adatte. Il consumo guerra è sempre elevato, perché quando si tratta o di attaccare o di scappare, la prima roba che si molla sono le cose pesanti. E la radio non era ritenuta molto indispensabile, insomma, soprattutto quando c'era da ritirare. Carlo, una cortesia, no? Tanto secondo la tua esperienza, il tuo punto di vista, no? Abbiamo fatto una riflessione, hai fatto insomma una riflessione che insomma condivido, in base alla quale il mercato più importante era il mercato militare a quel tempo, no? Parliamo dagli anni 20 in su. Secondo te il 24, no? La data diciamo di avvio ufficiale delle trasmissioni insomma, radiofoniche italiane, è stata veramente lo spartiacque e il momento dal quale l'industria è partita anche per effetto diciamo del privato, oppure c'è qualche altra data, qualche altro riferimento che in qualche modo ha decretato l'avvio, diciamo, no, del consumo radiofonico? Perché qui noi parliamo di industria, no? Però sappiamo perfettamente, tu sei un imprenditore, io ho, insomma, in qualche modo ho viaggiato nel mondo economico per tantissimo tempo, che l'industria in qualche modo la fa comunque la domanda, no? Spostandoci un attimo, quindi dal punto di vista della domanda, secondo te qual è stato il vero spartiacque che ha cominciato a far ragionare e a far considerare la radio un prodotto? Il discorso è estremamente complesso e sono più fattori che hanno inciso. Comunque la Costituzione prima dell'URI, ma poi soprattutto dell'EIAR, è stata importante. Io direi abbastanza decisiva per la parte civile, perché pur essendo passato il controllo delle radiotrasmissioni sotto il controllo governativo, ebbe però un grosso pregio, quello di avere, di mettere a disposizione, lo Stato mise a disposizione i quattrini sufficienti a costituire una rete di trasmettitori. Mentre l'URI, che era fatta da società private, chiedeva i soldi ai propri soci per mettere i trasmettitori a Milano, a Canicattì, a Busorsizio, lo Stato si era fatto un progetto di copertura nazionale che nel giro di un numero tutto sommato abbastanza
limitato di anni, coprì l'intero territorio nazionale. E questo è stato decisivo perché mise a disposizione di una platea di consumatori potenziali molto più vasta la possibilità di godere di un servizio di svago, di informazione, un servizio dedicato al consumatore privato. Per cui è stata essenziale questa attività, anche se da un lato può essere considerato limitativa, perché no, l'iniziativa privata viene sempre considerata come la panacea di tutti i mali, anche se secondo me è spesso la provocatrice di parecchi mali. Dipende da come vedono le cose. E c'è da dire che la strada della statalizzazione della gestione radiofonica, della radio circolare, non fu solamente italiana, fu generalizzata tranne che negli Stati Uniti, ma praticamente tutta l'Europa si adeguò a... Furono i ministeri delle poste o altri ministeri creati ad hoc che gestirono le radio per le trasmissioni civili. E dovunque ebbero una loro importanza, perché fortunatamente a questi nuovi enti, i vari stati, più o meno contenti, fornirono i mezzi per far sì che la radio diventasse un qualcosa di godibile a livello nazionale e non solo a livello delle grosse città, Milano, Torino, Roma, che furono le prime a godere di questo. Perché se il consumatore italiano si fosse dovuto accontentare di piccoli trasmettitori locali sulle grosse città e poi doveva rivolgersi alle trasmissioni estere per avere qualcosa di più, sicuramente, non probabilmente, lo sviluppo radio in Italia sarebbe stato molto, molto, molto più lento. Quello che è imputabile, che per me è stato un grosso errore dello Stato italiano, è il non avere spinto le industrie italiane a consorziarsi, le industrie italiane potenzialmente interessate al settore, a consorziarsi per concentrare la ricerca. La Telefunken in Germania nacque nel 1903 per volontà del Kaiser, che obbligò, senza mezzi termini, i grossi produttori di materiale elettrico tedeschi, l'AIGE, la Siemens, le altre che c'erano, a concentrare la ricerca in una società costituita ad hoc, la Telefunken, che per un numero rilevante di anni non produceva apparecchi col suo marchio. Venivano prodotti dalle società che erano azioniste della stessa Telefunken. Le società azioniste poi versavano delle royalty alla Telefunken sulla base di quanti prodotti facevano a proprio nome. La Francia non usò lo stesso metodo, ma lo fece più direttamente, perché prese un valente ufficiale, un capitano Ferrier, poi generale, quello cui dobbiamo il merito dell'industrializzazione delle valvole, e gli affidò l'incarico di tenere sotto controllo le aziende che producevano apparati radio per uso militare. Siamo a cavallo poco prima della Prima Guerra Mondiale, parliamo di 3-4 anni prima, non è che ne parliamo più. E ottenne lo stesso risultato che i tedeschi avevano ottenuto in altro modo. La stessa strada la batterono gli americani, quando nel 19 buttarono letteralmente fuori la compagnia Marconi dagli Stati Uniti, fecero costituire da General Electric, Western Electric, no, si mantenne separata, Westinghouse, non lo so se... Insomma, dalle grosse società del settore elettrotecnico fu costituita la RCA. Chiaramente dietro queste decisioni
c'è tutto un lavorio di lobby economico-politica e di conflitti di interesse al confronto di quelli attuali, fanno paura, insomma. Però hanno ottenuto lo scopo, non disperdere i capitali per cercare la stessa cosa, concentrarsi su degli obiettivi il più possibile precisi e ottenuti in quel modo con l'unione degli sforzi, senza perdite di tempo e in tempo comunque molto, molto più breve. Tornando invece alla nostra City, la ditta, oltre che a tre traslochi in poco meno 10 anni, cambiò azionariato, entrò in crisi abbastanza pesante verso il 26-27. Se si osserva la produzione civile, lasciamo perdere la produzione militare, che quella di quegli anni è praticamente introvabile, un po' perché l'abbiamo dispersa ai 420 nei deserti africani e nei paesi dove abbiamo fatto i presidi, dall'Albania, dove ci siamo dati, alla Grecia, ai pezzi di Turchia, alla Svezia, eccetera. Riferendosi solo alla produzione civile, si nota un salto, c'è un gradino. C'è la produzione dei classici apparecchi siti, quelli che costano un patrimonio e mezzo, in legno, di noce, curato, lucidato, se non prende i tardi perché saccheggiavano le panche di chiesa che allora erano in noce e che, essendo fortemente stagionati, avendo magari qualche centinaio d'anni nelle loro assi, non erano più invitanti per il tardo. Si passò a degli apparecchi col mobile di ferro, con mobili molto più economici. E questo passaggio fu fatto perché erano subentrati gli americani, anche se non immediatamente, che appena videro il livello della telefonia nostra, credo che qualcuno morì di infarto per il troppo ridere, fecero saltare tutti l'ufficio ricerche della City, l'ingegnere Ernesto Montù e l'altro ingegnere De Colle passarono con Saldo Lorenz, che buttò tutto a mare, poi visto che si trovavano anche a Genova, e li fece entrare nell'orbita della Lorenz tedesca, che era la partecipata europea, una delle partecipate europee dei laboratori Bell, e di conseguenza concessionario delle licenze di questi laboratori per la telefonia in Germania e anche in Europa. E questi avevano una propria linea di prodotti affidata per il mercato civile alla Tefag, e quelle radio tipo il 30A, 30B, 30C, con quel brutto cofanotto di metallo, sono prodotti Tefag, anche se sono scritti in italiano. Io ne ho in collezione un esemplare che, durante il restauro, dovetti smontare la targhetta identificativa scritta in italiano. La targhetta è fissata a viti, ho tolto le viti e di dietro c'era Tefag modello. Hanno recuperato anche la targhetta, non ne hanno fatta una nuova. Ma dovevo un conto nei primi anni 30, 32, 33, le Radio City scomparsero. L'ultimo modello fu il 750, non il 700. Quello con la scala rotonda, che fu costruito quando già erano passati sotto l'egida Standard Electric, che era la sostituta della Western Electric italiana, e divenne poi Fache Standard, e visse fino alla metà degli anni 90, quando fu assorbita dalla Autel.
Il marchio Sigma. Un aspetto, scusa Carlo, mi faceva piacere, dato che abbiamo fatto, diciamo, abbiamo anche scavallato gli anni 30, no? Vorrei ritornare un secondo, anche se magari non facciamo spesso riferimento alla singola radio, però ogni tanto la contestualizzazione mi viene su e quindi te la devo un po', mi devo confrontare con te. L'occasione, insomma, è tra le migliori. La differenza di comportamento tra l'Italia e gli altri paesi, no? Ci siamo raccontati che la Germania in qualche modo aveva perorato, diciamo, la possibilità di poter fare squadra, Francia, insomma, stava andando avanti, tutta la logica della nazionalizzazione e così via. Da noi, diciamo, i segnali sono abbastanza tiepidi, non si sta prendendo sostanzialmente una posizione, a parte il discorso Uri, a parte il discorso Eyal. E praticamente, diciamo, l'avvio è stato, perlomeno per quanto mi possa riguardare, perché poco ho visto, un avvio un po' tiepido, dove nella maggior parte dei casi lo Stato che cosa faceva? Stava innanzitutto faceva del tutto per cercare di tassare o no, i famosi radioamatori, no? Oggi sono gli abbonati, ma ieri erano i radioamatori. Con una tassazione abbastanza importante, perché poi, diciamoci chiaramente, senza evocare politiche economiche keynesiane o roba del genere, ma su un processo così nuovo, così importante come può essere l'avvio di una radio, è impensabile che lo Stato non ci metta del suo per poter far girare la ruota. Poi, ovviamente, una volta che la ruota è girata, no, si può ragionare con attivazione del privato e tutto quello che ci pare. Però, quando sono iniziate le trasmissioni, da un punto di vista di palinsesto, non si è assolutamente utilizzato tutto, diciamo, il know-how di Radio Araldo, dell'ingegner Ranieri, no? Perché l'ingegner Ranieri era contro, diciamo, tutta la lobby Uri, Marchesi, Marconi, Solari, eccetera, eccetera, e non è stato preso assolutamente in considerazione. Oltre lui, non è stato preso, diciamo, in considerazione tutto quel know-how di conoscenza del palinsesto, perché non dimentichiamo che l'Araldo Telefonico è iniziato da 10 in avanti, Araldo Telefonico prima e Radio Araldo dopo. E quindi praticamente le trasmissioni sono iniziate in maniera scialba, non diciamo che sono iniziate 4 anni prima dalla KDKA Westinghouse America. 2 anni dopo la BBC, insomma, è iniziata un po' più tardi, però anche in questo caso, diciamo, no, sì, non si facevano degli investimenti così importanti. Quindi all'inizio si è perso, secondo me, si è perso tantissimo tempo. Poi che cosa è successo? Nel 31, ecco perché mi si è attivata la così. Nel 31 c'è stato quel famoso decreto Catenaccio che, per poter fare in modo che tutte quante le industrie potessero costruire in Italia, no? Venivano tassati in maniera quasi anormale, quasi impensabile, tutti quanti i componenti che venivano importati. Quindi, per provocare l'industria radiofonica, altro non si fa che tassare, diciamo, l'importazione. Però, vuoi o non vuoi, questo discorso in qualche modo ha provocato, no? Così l'abbrivio, la nascita, diciamo, di questa industria, quantomeno una modalità differente di fare industria, cioè non utilizzare meno possibile, diciamo, materiale importato, perché chiaramente aveva dei costi impensabili. Come la vedi da questo No, punto di vista? Insomma, non so se ho fatto confusione o. no. Il discorso è estremamente complesso. Adesso non ho ora condensare cose di queste dimensioni. Allora, il problema della tassazione era abbastanza comune anche ad altri paesi. Il problema italiano era un po' più grave perché l'Italia non aveva allora un tessuto industriale all'altezza di quello della Francia o della Germania, per cui il reddito veniva dall'agricoltura e tutto ciò che poteva portare un po' di danari in cassa per poter mantenere le spese. Come si è detto, l'Italia quando finì la Prima Guerra Mondiale non finì di essere in guerra, perché
fino al 45 non ci fu anno in cui l'Italia non passò, non ci fu praticamente anno che l'Italia non passò in qualche guerra. E questo aveva bisogno di finanziamenti. L'agricoltura poteva essere tassata fino a un certo punto e grossi consumi non ce ne potevano essere. Questo spingeva appunto ad attaccarsi a... Inoltre, oltre alla questione mungitura, chiamiamola così, c'era anche una grossa ostilità, soprattutto dalle forze armate che allora avevano molto più voce in capitolo di quanto non ne hanno adesso, anche perché la maggior parte degli alti gradi in comando provenivano da quelle stesse famiglie che erano le stesse famiglie che fornivano la classe dirigente politica, per cui giocavano in casa, che erano molto sospettose verso questo nuovo metodo. La questione del palinsesto, credo che sia più un problema che vediamo noi adesso, che non sia molto più visibile per noi di quanto non lo fosse a suo tempo, perché toccava un numero ristretto di persone, il pubblico era molto contenuto, era all'interno delle classi cosiddette benestanti, insomma, era un altro mondo per la maggior parte degli artigiani o degli operai o della grossa massa che poteva essere interessata alla cosa. E c'erano poi gli scontri di potere. Se volete bazzicare le annate di grossi giornali cittadini degli anni 20, soprattutto i grossi giornali locali di prima dell'arrivo al potere del fascismo, o quantomeno prima del 26-27, e andate a passare così casualmente le pagine, tra le righe potete leggere quali sono gli interessi per collocare questa o quella persona, questa o quell'attrice in questo o quel teatro, cose che adesso, se volete, fanno anche ridere, ma che allora rappresentavano la chiave per una carriera brillante oppure per il fallimento completo, no? Soprattutto nel settore lirico, dove mi sono un po' sbizzarrito a leggere le annate del Corriere della Sera e poi di un paio di giornali che poi sono scomparsi. Anche prematuramente, ci sono nominativi i cui cantanti liriche, soprattutto le donne, erano le vittime o il tramite di queste cose. Si trovano sui dischi dei nomi di cantanti, perché allora era appunto la lirica che faceva da traino alla discografia, che ascoltate pur con tutti i difetti dell'epoca, si domanda: ma come mai la tizia era più nominata che non questa signora? E poi dopo scoprite che quella signora meno nominata, spesso e volentieri, dopo la prima alla Scala di una certa opera, andava a fare le recite successive, per cui vuol dire che non era priva di qualità. Insomma, è tutta questa situazione di tipo familistico clientelare che ha pesato anche da noi e che poi ha portato a prendere poi determinate decisioni. In ogni caso, per me, la costituzione dell'EIAR è stato un atto positivo perché quantomeno ha permesso di fare una rete di stazioni trasmittenti, che poi ha trascinato con sé anche tutto il resto. Altri problemi: non avevamo componenti. C'era il contrabbando di componenti, di gente che andava a Mentone, a Nizza, a Marsiglia, a Lione, con la borsetta per prendere i condensatori e le resistenze e soprattutto le valvole, perché noi non avevamo produzioni. C'era
la Coi Clerici, Coi Clerici, la Edison Clerici di Artignano, che nello stabilimento di Crutolo, che è stato il primo fabbricante di lampadine italiano, che c'è tuttora, però dal 29 mi pare sia passato con la Philips. Non avevamo altre, avevamo una fabbrica a Voghera che fu acquisita, che faceva delle valvole di ottima qualità, fu acquisita dalla Marconi e chiusa. Del Vecchio iniziò a fare valvole, ma abbastanza avanti, relativamente avanti, diciamo 23-24, iniziò a fabbricare valvole nello stabilimento di Monza, quello che divenne anche questo stabilimento della Philips italiana. Per quanto riguarda la tassazione, io lo divido in due periodi. La tassazione naturale, che è quella che lo Stato italiano ha messo sugli componenti degli apparati radio destinati al mercato civile, perché destinati al mercato militare erano un'altra cosa, prima della crisi americana del 29 e quelle successive, perché la crisi americana del 29 innescò una reazione a catena che mise in difficoltà tutto il mondo industriale. E a partire dagli anni, dal 1930, noi siamo arrivati come al solito un po' tardi, siamo arrivati nel 31-32, ogni nazione emise delle leggi che stabilivano delle dogane stratosferiche per i componenti importati e la radio ne fu particolarmente tassata. Su alcuni componenti, per esempio, la tassa arrivava a più o meno il 300% del valore di fattura di partenza. Questo potete immaginare quanto bene abbia fatto. Ma per contro, e anche lì guardate le date, le aziende tipo la Superla di Modena, tipo la Lambda di Torino, insomma, quelle aziende non grandissime, ma a livello di artigiano un po' cresciuto, e che erano importatrici di apparati dagli Stati Uniti, per alcuni mesi importarono i soli telai che, come se vi lavorate, avevano una tassazione un po' più bassa, mettendoli immobile qui, e poi qualcuno prese il marchio come la Superga, no? Che importava prima la Erla e poi passò al marchio Superga quando costruì a Modena. La Lambda rimase con la Lambda, però cominciò a costruirsi da sé alcuni componenti, poi l'apparecchio completo. E così fecero quelle altre poche ditte, che non erano poi molte, che producevano apparecchi. Anche i produttori, chiamiamoli un po' grossi, non mi riferisco alla City, perché la City, quando arrivò questo periodo, non esisteva in pratica più, esisteva come marchio, ma nel cesto della fascia standard, che conteneva altri cinque marchi italiani. C'erano altre ditte come la Locchio Vacchini, di cui parlerò nella prossima puntata, che si basavano prima sulla SFR francese. La SFR è importante perché anche la Safra è partita producendo apparecchi su licenza della SFR. Prima la Lockheed Martin si appoggiò alla SFR e poi passò direttamente ai brevetti Telefunken. Infatti ci sono apparecchi a Lockheed Martin, soprattutto apparecchi per uso professionale, tipo i forno incisori, roba di una certa importanza, che sono Telefunken, marcati allegramente all'Occhio Vacchini con targhette lussuose, smaltate in vario colore, mentre Telefunken era molto più spartana Anche nella forma. anche Purtroppo, Carlo, nelle. il mio è un compito ingrato. Siamo arrivati, diciamo, all'ora e 5 minuti. Siccome hai detto
detto che insomma, si parla all'Occhio Pacchini, che è un'altra bellissima azienda. Se sei d'accordo, noi possiamo chiudere e magari riprendere, no, questa riflessione la prossima volta. Sì. Sappiatemi dire anche se quanto quel poco che ho detto sulla City può essere ritenuto. Allora, io non pretendo che quello che dico sia esaustivo. Vorrei che fosse però da stimolo perché anche qualcun altro si cominciasse ad andare a interessare della carta che sta in biblioteca e lì se ne trovano di che scrivere. Solo che è un tantino più complicato che andare su internet, dove si trova tanta roba ma che va pesata con molta cura per i noti motivi. Certo, certo. Ma io sono convinto, diciamo, che considerando anche un po' il numero degli ascoltatori che abbiamo registrato nelle precedenti trasmissioni, anche, diciamo, le riflessioni che verranno fatte, diciamo, no, negli ambiti dei gruppi regionali di AIRE, noi, se Dio vorrà, martedì prossimo ci riuniremo a Calenzano con gli amici di AIRE Toscana, quindi faremo anche un po' il punto della situazione, diciamo, di questa bellissima rubrica. Tra parentesi, mercoledì prossimo ci sarà un altro grande contributore e grande amico, diciamo, di Amelia Radio e di AIRE, che è Orso Giacone Giovanni. Con Joe noi parleremo di Marconi in guerra, quindi purtroppo è un momento particolare, però noi lo vediamo così dice, esclusivamente dal punto di vista storico, dal punto di vista scientifico, e faremo una carrellata insieme a Giovanni con Marconi e il suo rapporto, diciamo, con la guerra, con la Marina, perché lui è stato militare, è stato insomma Marina, con tutte, diciamo, le apparecchiature che ha fornito per la guerra, qual è stato il rapporto con la radio, insomma faremo una bella chiacchierata. Quindi andremo avanti in questo senso. Quindi io, Carlo, non so Maria Teresa se hai qualcosa da... La mia riflessione era come le guerre in generale, e questa abbia invece portato allo sviluppo della radio, insomma, no? Di un attrezzo poi è diventato così importante anche nell'uso civile. E quindi ero rimasta così incantata dal discorso di Carlo. Ecco. Ma la guerra per sua natura è stata sempre un elemento acceleratore, perché in quel contesto, in quell'ambito, da un punto di vista, diciamo, economico, ci si industria, ci si ingegna, perché quanto più know-how, diciamo, ci si mette sul tavolo, tante maggiori possibilità si hanno, diciamo, di vincere. Non dimentichiamo che la maggior parte dei paesi utilizzano la guerra non tanto e non solo per fare la guerra, ma per poter avere un primato e per poter avere un ruolo da protagonisti nel dopoguerra, che è una cosa completamente diversa, già, è vero. E che purtroppo, insomma, aprirebbe le porte ad altre cose. Noi parliamo di radio, sì. Ma bene, in questo settore la guerra non è sempre stata fautrice di grande progresso, perché se pensiamo alla telefonia cellulare, i cui brevetti risalgono al 1938-39, e furono sequestrati dalla Marina Militare Americana, che li liberizzò solo alla fine degli anni 60, e la telefonia cellulare parte da quella data, no? I primi telefoni che viaggiavano a valigia, ma si sarebbe potuto guadagnare benissimo una ventina d'anni con la telefonia cellulare. Questo però, detto bene, non so se sia stato un bene o un male. Io propongo che il ritardo in questo caso sia stato più un bene che un male, ma ognuno ha le proprie. Ciao. La parte, sono d'accordo con te, Carlo. Sono d'accordo con te. Anche la componente civile, no? Perché in Italia, Carlo, c'era Mastini, che praticamente aveva veramente, diciamo, iniziato a lavorare, diciamo, con logiche di ponti radio, con la tecnologia, diciamo, della fonia mobile, sì, sempre un po' prima della guerra.
anche in quel caso, diciamo, è stato così, non particolarmente preso in considerazione. Ma le cose sono tante. Carlo, allora facciamo così, io ti ringrazio tantissimo, e ti invito a salutare i nostri ascoltatori e io ovviamente poi devo fare le conclusioni, va bene? Va bene, buonanotte a tutti. Buonanotte Carlo e grazie infinite. Bene, allora io faccio due righe di conclusioni per poter lanciare anche l'assist alla prossima puntata, dove insomma Carlo ci ha assicurato che parlerà di un'altra grandissima fabbrica all'Occhio Bacchini, che insomma ha avuto una vita un po' più feconda, quantomeno da un punto di vista di anni, di siti. C'è un aspetto importante sul quale volevo un pochino rimarcare, l'aspetto delle tasse, no? E del fatto, come si diceva, del valore triplo della fatturazione. Io ho sotto mano così un foglio dove si diceva che una valvola fino a 80 grammi c'era una tassa di 10 lire, una valvola fino a 150 grammi 22 lire, una valvola fino a 850 grammi 50 lire. E 50 lire a chilogrammo tra altoparlanti, resistente e condensatore elettrolitici. Pensare che stiamo parlando di 50 lire. A quel tempo, a dire il vero, uno o due anni dopo, nel 33, c'era una bellissima radio, la Eridania, la voce del padrone, che è derivata, diciamo, dal disegno di Figini e Pollini, che Carlo conoscerà perfettamente, che costava 1050 lire. Quindi immaginate, diciamo, di quale tipo di tassa, del rapporto, diciamo, no, tra la tassa e il costo della radio. Comunque, insomma, le cose sono andate avanti, noi siamo arrivati a un'industria importante, decorosa, e insieme a Carlo viaggeremo attraverso queste centinaia di industrie, sperando di regalarvi, diciamo, un po' di coscienza, un po' di conoscenza e magari anche un po' di curiosità, come giustamente diceva Carlo, ad andare in biblioteca, prendere un bel libro sulla radio, mettersi seduti e pensare che Carlo, Maria Teresa e Umberto in qualche modo sono stati gli ispiratori di questo pensiero. Buonanotte a tutti. Buonanotte. URI, Unione Radiofonica Italiana. 1RO, stazione di Roma. Lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da... Ameria Radio ha presentato Dentro e Oltre la Radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini.